grande effetto. Eccoci qua nella cucina del grigio, il grigio chef, sono io, con me ingredienti semplici, grande effetto. Come antipasto per Natale il grigio chef vi propone un classico, l'insalata russa. Cosa serve? 200 g di patate, 100 g di carote, 100 g di piselli, 150 g di maionese e 50 g di cetrioli sott'aceto. Oh, benissimo! Via di insalata russa. Che cosa ci fa vestito da pupazzo? Tolga questo affare qua qui e si metta un copricapo tipo russo. Guarda, si metta lei. Oh, perfetto, oh, così siamo un po' più per fare saluto. Oh, perfetto, benissimo. Beh, è semplicissima. Abbiamo fatto la maionese, mi raccomando, tutto dal grigio chef. E poi cosa facciamo? Facciamo scottare le verdure partendo dalle carote e poi le patate. In totale 8 minuti. Quindi iniziamo con le carote e poi mettiamo le patate. I piselli sono quelli già scottati, quindi non li facciamo. Benissimo. Acqua che bolle, salata. E andiamo a mettere le carote. Tiene lei il tempo? 3 minuti. Tic. Via con le patate. Ecco qua. Ancora 5 minuti. Il galletto ha suonato, le verdurine sono croccanti. Ecco qua. Adesso prima di mettere tutte e tre le verdure all'interno, quattro anzi verdure all'interno della maionese, dobbiamo aspettare che si raffreddino. Beh, quindi quarto d'ora. Ok, a dopo. Ecco qua, sentiamo un po', va, ci siamo, direi, ecco qui, benissimo, beh, a questo punto non resta che i piselli, eccoli qua, sta molto verdura e maionese, poi ingrassa sta maionese. Piselli, altre verdurine, cosa dice? Perfetta, via di verdure, ecco, dica un po', perfetta, avanti, benissimo. Che succede? Ah, vabbè. E per ultimi mettiamo i cetrioli. Ecco così. Allora, c'è chi magari non piacciono i cetrioli, c'è chi vabbè, ma io li capisco, dai. Sì, sì, tutto a posto. Ecco qua. Ecco qua, ci siamo, bene. Adesso la mettiamo in questa ciotola con fodrate una con la carta stagnola. Siamo qui dentro, pressate un po', cercate di riempirla bene. Questa non la sapeva lei, no? Molto bene, ecco qua, visto. E chiaramente questa è la prima che serviamo, l'abbiamo fatta, la mettiamo in frigorifero. Nel frattempo cioè, prepariamo poi tutte le altre ricette. Questa è la prima di Natale, eh sì. Va lei? Saluti. Arrivederci. Ah, proprio al ritmo. Bene. Prendiamo questo piatto, vediamo un po'. Facciamo qua. Qua. Beh, cotto. Ah no, scherzo, dai. Togliamola. Ah, quanto l'ha tenuta nel frigorifero?
poco. Vabbè, dai, ci siamo. Allora, via. I cetrioli? No. Vabbè, comunque i cetrioli servivano da mettere tutti belli intorno così. Poi ci voleva l'ovetto solo da mettere. Niente abbiamo fatto. Vabbè, quindi a questo punto, cotto, speriamo